Lo chiamavano coronavirus, metteva timore, lo chiamavano virus corona, metteva paura sopra ogni cosa. Appena scesa all'aeroporto, un tizio è arrivato da un viaggio in Cina, tutti si accorsero con uno sguardo che necessitava un po' da mucchina. Bisogna stare a una certa distanza, lavarsi le mani con molta frequenza, non affollare nessun locale, lo dice il decreto ministeriale. Spesso conduce a rinunciare alle proprie voglie, niente più sushi né apericena, né con l'amante né con la moglie. E fu così che da un giorno all'altro chiusero scuole, teatri e chiese. Il lavoratore ormai fuori sede fece il biglietto per il paese. Spesso i cretini e gli irresponsabili al loro dovere vengono meno, e quando hanno molta paura s'ammassano tutti davanti al treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, la mascherina e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò il contagio nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Terrone a Milano, Conte se ne parte la quarantena. Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per un tampone. E per concludere, cari italiani, anche se siamo tutti allo stremo, è necessario che stiamo uniti, e sono convinto che ce la faremo. Thank you.